Un secolo di guerra mondiale può essere compreso solo svelando la storia di questi veicoli rivoluzionari. Trasportarono armi terrificanti. Era l'inferno, alla testa di ponte. Portarono milioni di uomini nel cuore del conflitto. Per la prima volta nella storia, l'utilizzo del treno era legato agli spostamenti delle truppe verso il campo di battaglia. Salvarono molte vite, nonostante i rischi. I treni ospedale erano esposti in ogni momento. Erano pur sempre treni in zona di guerra. E ispirarono inoltre terribili crudeltà. I giapponesi volevano costruire quella ferrovia anche a costo di perdere vite umane. Mio padre guardò fuori dal finestrino e annunciò a tutti che eravamo diretti in Polonia. Non avrebbero potuto attuare l'olocausto su così vasta scala senza un sistema ferroviario operativo ed efficiente. Questi mostri di metallo hanno trasformato l'arte della guerra. La velocità e la potenza delle locomotive facevano la differenza tra vittoria e sconfitta. Nella storia moderna, i treni hanno un ruolo essenziale nei conflitti. Ma custodiscono anche molti segreti, frutto di inganni e occultamenti. Le 750.000 persone che passano di qui ignorano che 13 piani sotto i loro piedi si nascondeva il segreto più oscuro della stazione di Grand Central. Il tenente colonnello Lawrence d'Arabia fu un insegnante di sistemi di difesa, di tattica e di strategia. Fu capace di immergersi in una tradizione culturale alternativa, diventando uno dei più grandi comandanti di guerriglia della storia. L'importanza strategica dei treni durante la guerra emerge dalle numerose bugie e complotti per distruggerli. Churchill ha sempre voluto che lo Special Operation Executive provocasse e infastidisse i tedeschi ad ogni occasione. Facendo saltare i ponti e le gallerie, si paralizzavano le ferrovie. Queste storie di spionaggio e di guerriglia contribuiscono a definire la storia moderna. La Prima Guerra Mondiale non ha solo devastato l'Europa, ma il conflitto si è diffuso in Medio Oriente, in una lotta contro l'Impero Turco Ottomano. L'Impero Ottomano si è diffuso in una grande porzione del Medio Oriente e molti nella regione si sono opposti all'occupazione turca. Con il sostegno degli inglesi e dei francesi, ha inizio la rivolta araba. Uno dei loro obiettivi è sabotare la linea di sicurezza militare ottomana, la ferrovia Hejaz. Era l'impero turco ottomano a controllare il territorio dell'attuale Arabia Saudita. E c'era una linea ferroviaria cruciale che era stata progettata per tornare alla Mecca, ma che non raggiunse mai Medina, in mezzo al deserto. La costruzione della ferrovia Hejaz inizia nel 1900 con l'obiettivo di unire la città di Costantinopoli con le città arabe. Ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale arresta la costruzione. La ferrovia Hejaz costituiva una linea strategica per le comunicazioni. Era l'arteria cruciale che consentiva agli ottomani di mantenere il controllo della Mecca e di Medina. Questa linea ferroviaria percorreva tutta la strada da Damasco fino a Medina, per 1300 chilometri, attraverso il deserto. Veniva utilizzata per il trasporto di rinforzi e di rifornimenti e ha aiutato una guarnigione di circa 10.000 uomini a resistere durante la Prima Guerra Mondiale. Si può dire che la strategia della rivolta araba ruotava intorno alla linea ferroviaria, che era divenuta la colonna vertebrale di tutta la guerra.
vengono reclutati ufficiali britannici per insegnare tattiche di guerriglia agli arabi. Tra loro c'è Thomas Edward Lawrence. Nel 1914, come la maggior parte dei giovani, Lawrence si offre volontario per arruolarsi. Con 1,70 m di statura è troppo basso, ma la conoscenza dell'arabo gli garantisce un incarico nei servizi segreti britannici al Cairo. Molti ufficiali britannici lavoravano come ufficiali di collegamento o come esperti di armeria, congiuntamente alle forze arabe. Ma Lawrence era differente. Possedeva la singolare capacità di distinguersi da tutti gli altri ufficiali, perché era in grado di immergersi completamente nella cultura araba e ad accettarne sia i punti di forza che quelli di debolezza. La capacità di Lawrence di empatizzare con gli arabi e conformarsi alle loro politiche di guerra contribuiva a creare una enorme, furiosa insurrezione in tutto il Medio Oriente. Lawrence diventa ufficiale di collegamento e consigliere di Faisal, figlio del leader della rivolta, Hussein della Mecca. Lawrence è un grande stratega. Il suo piccolo ma efficace esercito attacca le rotte di comunicazione e rifornimento turche, impedendo alle loro truppe di combattere le forze alleate. Le tecniche portate avanti da Lawrence erano di battaglia. Attaccava i treni per far saltare in aria pezzi di ferrovia, così sarebbe stata riparata e loro l'avrebbero attaccata di nuovo. Quello che voleva era abbattere gran parte delle truppe. Non voleva conquistare il territorio, perché anche mantenerlo sarebbe stato un problema. Il suo obiettivo era attaccare l'esercito turco, in modo da tenerlo occupato, e in seguito ritirarsi e attaccare un'altra parte della ferrovia. Il treno arrivò nei pressi della curva. Uno splendido congegno a due motori che viaggiava a massima velocità. Lo colpì sotto le ruote di guida della prima locomotiva e l'esplosione fu terrificante. Il terreno mi esplose davanti al viso e io fui spazzato a terra con la maglia strappata sulla spalla e il sangue che mi sgorgava dai profondi graffi sul braccio sinistro. Quando ho guardato attraverso la polvere dell'esplosione, mancava l'intera caldaia del primo motore. Il resto del treno era deragliato e procedeva a zigzag lungo la pista. Credo che la determinazione degli ottomani nel voler difendere la linea ferroviaria e nel difendere la città di Medina sia stato un disastroso errore politico e militare dal loro punto di vista, perché significava dover fortificare tutta la linea. E questo faceva sì che molti soldati fossero occupati in compiti statici, sorvegliando la ferrovia minacciata dalla possibile esplosione di mine, da attacchi o imboscate improvvise, sottraendo forza militare alle truppe ottomane che stavano combattendo la battaglia principale con gli inglesi. Gli arabi sono un alleato più prezioso di quanto gli inglesi si aspettassero. Le forze ottomane vengono rallentate di continuo, e gli arabi cominciano a credere che la nazione araba unita, per la quale combattono, possa diventare una realtà. Tuttavia, gli arabi sono all'oscuro di accordi segreti stipulati tra gli alleati. È con l'inganno che li tengono al loro fianco. Gli inglesi stavano combattendo una guerra per le difese del canale di Suez, che era una linea di comunicazione strategica per l'impero britannico durante la Prima Guerra Mondiale. Una guerra per ottenere il controllo del petrolio dell'Iraq. Gli inglesi stipularono anche un accordo per spartire il Medio Oriente tra l'impero britannico e quello francese. Lawrence ne era consapevole fin dall'inizio del suo coinvolgimento nella rivolta araba. E lo erano anche i leader arabi veterani. Lawrence è intrappolato tra il suo obiettivo di aiutare gli arabi a raggiungere i loro successi e il piano britannico-francese di spartimento dei territori. Decide di mantenere segreto il piano, ma escogita un modo per far avere agli arabi ciò che crede spetti loro. Gli arabi vennero presto a conoscenza dell'esistenza di un accordo segreto tra inglesi e francesi e di ulteriori dettagli che
vennero comunicati al re dell'Arabia Saudita, Faisal, da Lawrence. Io non credo che vi fossero molte riserve tra loro due, ma che ci fosse una fiducia reciproca. E Lawrence, mettendo a conoscenza Faisal di tutto ciò che sapeva, gli stava dimostrando che era possibile lavorare congiuntamente al fine di massimizzare la potenza araba in vista della fine della guerra e soprattutto in vista dell'esecuzione dell'accordo post-bellico. Le capacità di combattimento delle forze arabe aiutate dagli inglesi portano alla caduta di Damasco e alla spartizione dell'impero ottomano. Lawrence condusse una guerriglia esemplare che funzionava senza avere molte truppe e senza avere necessariamente un grande esercito, ma che poteva muoversi rapidamente, attaccando i punti cruciali delle difese nemiche, tenendole occupate. Erano sempre in movimento, in modo da spiazzare i nemici che non sapevano dove avrebbero colpito. Fu una tattica fantastica e si può dire che sia stato Lawrence ad inventarne una buona parte. Era un tipo di guerra relativamente nuovo. Ma gli arabi sono delusi, perché non ottengono lo stato indipendente che gli era stato promesso. Mentre inglesi e francesi restano una presenza significativa in Medio Oriente. Lawrence diventa un eroe di guerra e una celebrità, ma è ferito dalla sua incapacità di aiutare gli arabi a creare un governo autonomo e dalle promesse infrante dagli inglesi. Lawrence è una figura romantica e quindi si prestava a essere trasformato in una celebrità. Ma penso che in realtà sia stato costantemente reinventato. E una delle cose che noi vogliamo fare, studiando approfonditamente questo grande uomo, è arrivare a comprendere l'essenza della sua figura e il ruolo che ha interpretato. Penso che sia stato un genio militare e che abbia svolto un ruolo fondamentale in Medio Oriente, nella Prima Guerra Mondiale e nello sviluppo della guerriglia moderna. Sapere esattamente quando e da dove provengono i treni è di vitale importanza nella lotta contro l'impero ottomano, e questo vale anche per gli alleati sul fronte occidentale. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, la Germania invade per la prima volta il Belgio e il Lussemburgo. Passando attraverso quei paesi neutrali, spera di prendere rapidamente la città di Parigi. In molti posti le persone venivano colpite. Qui non erano tantissime, solo alcune hanno perso la vita. Ma in altri luoghi i tedeschi non si sono risparmiati. In alcune città, come Dinan, furono uccisi 600 civili. Quindi chiaramente la popolazione civile pagò un prezzo pesante all'inizio della guerra nel 1914. E di conseguenza il risentimento verso i tedeschi era molto forte. Il piano della Germania dipende dall'uso della rete ferroviaria dei suoi vicini per spostare il suo traffico militare velocemente per l'Europa. I tedeschi pensavano di prendere il controllo delle ferrovie del Belgio, invadendolo senza problemi, ma i belgi hanno opposto molta resistenza. Spiando i loro occupanti, i belgi condividono le informazioni con gli alleati francesi e britannici, prevedendone gli attacchi e individuandone le debolezze. Mentre le truppe tedesche si muovono nel complesso sistema ferroviario, un esercito nascosto di osservatori di treni controlla le loro mosse. Del resto tutti erano sorvegliati, quindi se si voleva agire e provare a fare qualcosa, nonostante l'occupazione, lo spionaggio era l'unica opzione. I treni erano molto importanti, perché erano un mezzo efficace. I treni erano fondamentali per i tedeschi. C'erano convogli dove trasportavano materiali, truppe. Quindi era importante registrare tutto questo e trasmetterlo attraverso canali segreti. I messaggi sono stati scritti da persone che alla fine forse non si rendevano conto dell'importanza di ciò che avevano fatto. Tutti hanno notato un piccolo dettaglio.
E tutti quei piccoli dettagli separati sono stati inviati, a volte, via treno. Anche le persone portavano i messaggi con loro. La gente viaggiava con loro a Bruxelles, poi da Bruxelles ai Paesi Bassi. E tutti questi brandelli di informazione hanno dato un quadro più ampio dei movimenti delle truppe, in modo che potessero prevedere: ci saranno battaglie in questi luoghi, ci sarà un'azione importante in questo posto. Alla stazione di Ottigny, in Belgio, una stanza dell'Hotel Duchesne, che si affacciava sull'incrocio ferroviario, era un punto di osservazione sui convogli che passavano giorno e notte. Era ovvio che le persone che potevano fornire le informazioni erano le persone il cui lavoro, in qualche modo, era collegato alla ferrovia o al sistema postale. Loro ricevevano i messaggi in forma scritta. Abbiamo ritrovato la testimonianza di un impiegato delle poste. Diverse persone qui sono state arrestate. Alcuni sono stati condannati a morte e altri sono stati condannati all'ergastolo. Il lavoratore postale Dufresne era una delle persone coinvolte in questo movimento di spionaggio. Teneva un diario per il suo giovane figlio che aveva 2 anni quando fu arrestato. Lui era convinto di fare delle cose che non erano importanti. Scriveva delle lettere che venivano consegnate a qualcuno, che poi prendeva il treno e le consegnava a qualcun altro. Portare le informazioni agli inglesi e ai francesi significa attraversare il confine olandese, protetto da una recinzione elettrica da 1000 volt, lunga quasi 500 chilometri, nota come il filo della morte. È un lavoro pericoloso. Ogni rete di resistenza dura solo 1 anno, prima che i tedeschi la scoprano. Qui Colonne era vice capostazione e Dufresne era un impiegato delle poste. 20 lavoratori delle ferrovie e 13 impiegati postali sono stati condannati. Il processo ha avuto luogo presso la Camera dei rappresentanti a Bruxelles nel luglio del 1916. Colonne e Dufresne sono stati condannati a morte e fucilati alla National Shooting Range, dove sono state fucilate altre famose spie. E D'Ambroise, che era il tenutario dell'Hotel Duchesne, fu condannato a vita per il suo ruolo. Metteva le persone in contatto tra loro, essendo in possesso di un hotel e di un caffè. Ogni cosa che sentiva lui se la annotava. E dunque, sì, era pericoloso. Senza la loro resilienza e vigilanza, la Germania passerebbe inosservata e avrebbe il sopravvento. Più di 4.000 belgi forniscono agli alleati informazioni ferroviarie. Vengono catturate circa 1.000 persone, mentre 234 vengono fucilate per spionaggio. Mantenere la rete ferroviaria in funzione è vitale in ogni guerra, ma tenerla segreta può essere mortale. Sotto il Grand Central Terminal di New York c'è un segreto. Qualcosa di così oscuro che quando viene costruito tra il 1903 e il 1913 non figura nei progetti dell'edificio. Devo chiedervi di non filmare finché non saremo arrivati laggiù. Il segreto del Grand Central Terminal è questo. Uno scantinato conosciuto come M42, in riferimento alla 42esima strada che si trova 13 piani sopra. È il seminterrato più grande e più profondo della città di New York. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per paura che i macchinari dell'M42 vengano sabotati, le guardie armate sono costantemente in allerta. Questo costituiva un segreto di importanza vitale nella Seconda Guerra Mondiale. Questi aggeggi disposti lungo tutto il seminterrato segreto sono dei convertitori rotanti, non sono generatori né dinamo. Il loro scopo era prendere la corrente alternata, trasformandola in corrente continua
per mandarla ai treni che operavano dentro e fuori Grand Central e più in là sulla linea. È essenziale che il flusso della rete ferroviaria in questa stazione cruciale non si interrompa. Quindi la sicurezza militare nello scantinato M42 è altissima. Sapete, per mantenere questo luogo sicuro e protetto, non importava quanto fosse alto il costo della vita. Le truppe armate erano di guardia lungo quella zona del balcone che dava loro uno sguardo sicuro su quell'ascensore. E se arrivava l'amico di un altro dipendente a portare la sabbia per il cestino di legna da ardere, quel dipendente veniva fucilato immediatamente, senza nemmeno chiedersi se fosse stato reclutato dal nemico. Questo rende l'idea di quanto fosse critico questo scantinato per lo sforzo bellico. Le 750.000 persone che passano di qui ignorano che 13 piani sotto i loro piedi si nascondeva il segreto più oscuro della stazione di Grand Central. Dan crede che a conoscere il segreto di Grand Central fosse Adolf Hitler. Grazie al tradimento di uno dei lavoratori dell'M42, tornato a casa all'inizio della guerra. Per rallentare l'ingresso in guerra dell'America, Hitler inviò due sottomarini dalla Germania alla costa orientale americana che affiorarono sulle rive di Long Island. Quattro agenti di spionaggio nazisti furono avvistati dalle guardie costiere per poi scomparire nella notte, mentre l'FBI si domandava dove fossero finiti. Le spie fanno parte dell'intelligence militare tedesca con il nome in codice Operation Pistorius. Il loro scopo è sabotare i piani industriali degli Stati Uniti. Si sono allenati nei cantieri di Berlino a distruggere i cuscinetti delle locomotive usando solo un secchio di sabbia. Dan ritiene che anche i convertitori dell'M42 fossero nella loro lista di obiettivi. Distruggendoli, avrebbero interrotto il flusso di corrente verso i treni, abbattendo più dell'80% dei trasporti di truppe e materiali bellici verso il nord-est. Bastava rompere questi convertitori a rotazione. Le spie arrivano a New York. Ma la loro missione fallisce quando una di loro, George Dash, per paura confessa tutto all'FBI. Vennero arrestati e imprigionati tutti. Due di loro vennero giustiziati quando erano arrivati a soli 13 piani dall'annientare gli enormi convertitori rotanti e con essi lo sforzo bellico americano. Mentre i piani di Hitler di disattivare l'M42 si rivelano vani, in Gran Bretagna il primo ministro Winston Churchill porta avanti il suo obiettivo per infiammare l'Europa con una rete di sabotatori esperti. Una nuova agenzia segreta, conosciuta come Special Operation Executive. Nel 1940, dopo la caduta della Francia, il primo ministro britannico Winston Churchill realizza che è necessaria una nuova forza segreta per attaccare i tedeschi dietro le loro linee. L'organizzazione assegnata alla missione viene soprannominata Churchill Secret Army, il cui nome ufficiale è SOE, Special Operation Executive. Potevamo contare sull'esercito e sulla Royal Navy e Royal Air Force, ma Churchill voleva una forza che potesse portare avanti sabotaggi e atti sovversivi. Per diventare un agente della Special Operation Executive serve un allenamento intenso. Occorre essere esperti in contraffazione, ricognizione, propaganda e sabotaggio. Lo Special Operation Executive necessitava di grandi case di campagna da usare come accademie private. Venne fuori che ce n'erano nella New Forest e loro le requisirono. Sono stato mandato a Beaulieu in una piccola casa nel bosco, dove ci hanno mostrato come aprire le manette, scassinare le serrature e aprire le casseforti. Tutti gli istruttori erano in uniforme, ma mi chiedevo se le loro professioni in tempo di pace fossero legali.
L'addestramento alla demolizione e agli esplosivi è essenziale, in quanto il sabotaggio è una delle attività fondamentali della Special Operation Executive. Un obiettivo chiave è il sistema ferroviario tedesco, ma con tutti i motori del Regno Unito già impegnati, devono cercare qualcos'altro da utilizzare a Beaulieu. Le locomotive erano i muli d'assoma della guerra e in quel momento erano molto impegnate. E di certo gli agenti della ferrovia non volevano che i loro treni fossero usati per l'addestramento dello Special Operation Executive, quindi la ferrovia a scartamento ridotto di Keeping House era ciò che ci voleva. Il signor Holder l'aveva consegnata al Dipartimento di Guerra, permettendo allo Special Operation Executive di mandarvi i suoi agenti per allenarsi con la locomotiva alle mie spalle, per scoprire dove piazzare un esplosivo per sfruttarlo al meglio. Gli istruttori di Beaulieu portarono qui gli agenti mostrandogli il punto della locomotiva dove collocare l'esplosivo, ovvero intorno al tamburo del pistone, perché la caldaia, fornendo il vapore, azionava il pistone e questo a sua volta forniva la guida per le ruote. Disabilitando il pistone si disabilitava il treno. C'era un piccolo treno che attraversava il terreno della casa e noi ci esercitavamo sui metodi di demolizione dei treni usando il plastico e i detonatori. Alla fine del corso eravamo molto preparati sul tema e ci divertivamo molto a provocare le esplosioni. Una volta completato il loro addestramento, diventavano veri agenti dello Special Operation Executive. Si stabilizzavano in una proprietà di stazionamento a Londra o in qualche altra parte del sud dell'Inghilterra fino al momento della loro missione. Spesso andavano a 40 miglia lungo la costa meridionale, a Tangmere, che è molto vicina a Chichester e all'aeroporto di Tangmere. E molti piloti coraggiosi volavano su aerei leggeri verso la Francia o verso i paesi meridionali, trasportando gli agenti che atterravano in Francia nel cuore della notte per incontrare gli uomini della Resistenza. Una volta in Francia, gli agenti della Special Operation Executive mettono in pratica quanto appreso a Beaulieu. Una pratica da cui molti non hanno fatto ritorno. Il periodo più oscuro della storia delle ferrovie è la soluzione finale. Lo sterminio sistematico degli ebrei operato dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il modo più rapido e semplice per spostare una massa di persone è in treno. La filosofia razziale alla base della soluzione finale era molto semplice. Gli ebrei sono la causa di tutto. Ecco il centro della filosofia nazista. Sono causa dell'armistizio del 18, della sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, dei problemi economici degli anni 20 e dei primi anni 30, della disoccupazione di massa. Era tutta colpa degli ebrei. Nel marzo 1944 la soluzione finale arriva in Ungheria, un ex alleato della Germania nazista. Gli 800.000 ebrei del paese sono in pericolo di vita. Viene istituita un'organizzazione nota come il Comitato per l'Aiuto e il Salvataggio di Budapest per aiutare gli ebrei a fuggire. Uno dei suoi fondatori è un avvocato controverso di nome Reznor Kastner. Non penso che sarebbe stato piacevole incontrarlo di notte. Persino sua figlia ammetteva che fosse un uomo arrogante. Diceva che aveva le sue ragioni e probabilmente era così. Io credo che fosse subdolo. Era un uomo snob, ma anche incredibilmente coraggioso e anche molto determinato. L'uomo incaricato della logistica e della deportazione della popolazione ebrea è l'ufficiale SS Adolf Eichmann. Kastner decide di approfittare della bramosia del comandante nazista. La buona notizia è che voleva davvero salvare la gente. Quella meno buona è che viaggiava in tutto il mondo, o meglio in quella parte del mondo, all'interno delle Mercedes delle SS. Così è stato considerato alla pari dei grandi nazisti. Kastner stringe un accordo segreto con Eichmann e con i nazisti per consentire a un treno di ebrei ungheresi di fuggire in cambio di denaro, oro e diamanti. Il treno diviene noto come il treno Kastner. Come si fanno a selezionare 1700 ebrei su 800.000? È un lavoro impossibile. Non è affatto un'impresa facile.
I nemici di Kastner dicono che scelse amici e parenti degli amici. Di certo alcuni lo erano, ma ce n'erano molti altri. Innanzitutto c'erano circa 150 ebrei molto ricchi che ancora riuscivano a mantenere le loro fortune. Fornirono la maggior parte del riscatto e in cambio le loro famiglie ottenevano posti sul treno. Poi c'erano tutti i VIP, gli ebrei che ricoprivano ruoli importanti all'interno della politica e dell'economia, nelle arti e all'interno del settore dei media. E poi, ovviamente, c'erano i rabbini, molti rabbini. La lista viene concordata e il 30 giugno 1944 il treno Kastner lascia Budapest con circa 1700 ebrei a bordo. Uno dei pochi prescelti è l'undicenne Ladislaus Loeb. Suo padre aveva mentito e barattato per i posti nella lista di Kastner. Il treno arrivò. Era un treno merci, un treno composto di vagoni per il bestiame. Pensai, cos'è questo? Sembravano i vagoni di bestiame che procedevano diretti ad Auschwitz. Dopo un giorno il treno si fermò. Eravamo ancora in Ungheria, vicino al confine, e siamo rimasti fermi lì. Dopo tre o quattro giorni al confine, a Moson-Maghiarovar, il treno è ripartito, ma non sapevamo per dove ed eravamo molto preoccupati. Quando il treno ha girato verso ovest, fummo sollevati perché non sarebbe andato ad Auschwitz. Dopo nove giorni il treno si fermò e noi eravamo su una piattaforma nella brughiera di Lüneburg. Ladislao e gli altri passeggeri arrivano alla stazione per raggiungere il noto campo di Bergen-Belsen. Nato come centro di detenzione per prigionieri di guerra, le condizioni al suo interno sono ancora molto dure. E la sua reputazione è seconda solo ad Auschwitz. Ladislao e suo padre passano lì 5 mesi prima di venire rilasciati. Il 7 dicembre 1944 attraversano il confine svizzero in libertà. Era un treno per esseri umani, non più di bestiame. Un misto di prima, seconda e terza classe. Stavamo stretti, ma non ci importava perché stavamo andando in Svizzera. Dopo 4 giorni passati sopra quel treno, poiché non potevamo proseguire dritti a causa delle bombe, arrivammo sul lago di Konstanz e sulla sponda opposta del lago c'era la Svizzera, magnificamente illuminata. E ci hanno portati nella palestra della caserma militare, con materassi, colazione all'1 del mattino. È stato meraviglioso. Sebbene Kastner abbia salvato più di 1600 persone, la sua rimane una figura controversa. Alcuni vedono Kastner come un collaboratore, il cui accordo segreto con Eichmann e i nazisti non è ciò che sembra. Di sicuro non era un eroe con la pistola in mano. Ma poi ha detto, c'era questa situazione, le vite di tutte queste persone erano in pericolo e nessuno poteva fare niente per salvarle. Penso che qualcuno dovesse provarci e io l'ho fatto. Quindi sono state le circostanze a rendermi un eroe. Sono d'accordo, non era un santo, era un essere umano, ma ha fatto qualcosa di meraviglioso. E lo penserei anche se non mi avesse salvato la vita. Il 4 marzo 1957, Reznor Kastner viene fucilato da un gruppo di miliziani fuori dalla sua casa di Tel Aviv. Viene ucciso a causa dei suoi rapporti con i nazisti. L'inganno può distruggere vite, ma anche salvarle. Mentre Kastner cerca di salvare degli individui dai nazisti, la Gran Bretagna cerca di salvare le sue città. Durante la Seconda Guerra Mondiale, saper mantenere un segreto o dire una bugia convincente poteva fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Per proteggere lo sforzo bellico britannico, vengono costruite delle città esca intorno alle grandi città. Oggi sono solo dei tumuli erbosi, ma in passato costituivano un segreto per ingannare la Luftwaffe tedesca.
Le città esca della Seconda Guerra Mondiale furono create per indurre i bombardieri tedeschi a sbagliare bersaglio, bombardando luoghi in mezzo alla campagna invece delle aree urbane. In tutto il paese c'erano centinaia di siti come questo. Nei pressi di ogni città ce n'erano una decina. Nacquero attorno alla metà del 41, con l'inizio dei bombardamenti sul territorio britannico. Le cosiddette città Starfish prendono il nome dalle iniziali SF, che in realtà stanno per Special Fire, e nascono per evitare i bombardamenti, come quello che aveva distrutto Coventry durante il Blitz. Ce ne sono oltre 200 di questi siti, che proteggono oltre 80 città. Oggi rimangono solo pochi resti di alcune delle città esca. Questo sito in cui ci troviamo è a Blackdown, a sud di Bristol, ed è stato progettato per rappresentare il tracciato ferroviario intorno a Bristol, con la stazione di Bristol Temple Meads e con i vari binari attorno ad essa. Le ferrovie costituivano un obiettivo perché avrebbero interrotto il trasporto di materiali per la Gran Bretagna, ma erano anche qualcosa che non poteva essere oscurato. Il fuoco nelle locomotive illuminava la cabina producendo un bagliore, quindi inventarono un elemento chiamato bagliore di locomotiva che credo nessuno abbia mai visto, ma ho il sospetto che fosse a forma di cabina ferroviaria con una grande luce arancione. Questi siti erano progettati in modo elaborato e complesso da utilizzare. C'erano una serie di costruzioni piuttosto bizzarre. La prima che avevano installato era un sistema di illuminazione per simulare la città oscurata. Se questo avesse attirato i bombardieri, intenzionati a lanciare le loro bombe, avrebbero replicato la città in fiamme, con strane apparecchiature che comprendevano petrolio grezzo e il creosoto, versati in grosse padelle e infiammati. L'obiettivo è ingannare la seconda ondata, facendogli lanciare bombe sul sito fittizio senza procurare danni. Questo è uno dei rifugi notturni sul sito, costruito per proteggere la squadra. C'erano due stanze, una per la squadra stessa e una per ospitare i generatori che usavano per alimentare le luci e accendere i fuochi. Qui arrivava lo scarico dei generatori ed era un po' nascosto per cercare di silenziarlo. Questa è una piccola parte dell'intero sito. C'erano tre di questi bunker sparsi su un'area di circa 1,5 km. La maggior parte è stata ripresa con la città esca in vari piccoli sottoinsiemi. In questa stanza c'erano degli interruttori che venivano usati per controllare le luci. E anche qui, se volevano, potevano attivare i fuochi. I siti fittizi hanno deviato oltre 700 bombardamenti dai loro obiettivi, salvando migliaia di vite. Mantenere le informazioni segrete è una parte essenziale della guerra, ma a volte non è solo il nemico che deve essere ingannato. A volte i segreti e le bugie vengono usati anche vicino casa. Sotto uno degli hotel più famosi di New York, il Waldorf Astoria, c'è una carrozza ferroviaria diversa da ogni altra. Una carrozza costruita per un presidente. Questa carrozza fa parte di un treno blindato che trasporta il presidente Franklin Roosevelt a New York negli anni 30 e 40. Viene progettata appositamente con uno scopo segreto. Nel 1921 Roosevelt contrae la polio, che gli causa una paralisi dalla vita in giù. Non amava essere fotografato mentre veniva spostato dalla sua limousine. Gli agenti dei servizi segreti intervenivano se un membro della stampa ignorava quella richiesta. Quindi, per le sue visite a New York, viene costruita una stazione speciale, non lontano dal Grand Central Terminal, per accogliere il suo treno blindato.
Si apriva una porta sul vagone privato che conteneva la limousine presidenziale che sarebbe stata guidata fuori da quel vagone ferroviario fino a raggiungere questo ascensore progettato su misura. E così alto che gli agenti del servizio segreto rimanevano in piedi sul predellino. Veniva guidata qui, portando il presidente, la limousine e il suo staff fino al Waldorf Astoria, dove avrebbe raggiunto direttamente la grande sala da ballo. Nessuno doveva notare la sua polio. Non voleva farsi vedere. Era un segreto assoluto. Dan Brooker ha una copia di un documento dei servizi segreti che mostra l'itinerario per un viaggio del presidente Roosevelt a New York nell'ottobre del 1944, che si riferisce all'ascensore e alla stazione segreta. La carrozza di Roosevelt ha diverse caratteristiche uniche. In quella carrozza ferroviaria, proprio sul tetto, dove dovrebbero esserci le prese d'aria, ci sono invece delle piastre d'acciaio. Ma perché piazzare lastre d'acciaio invece di prese d'aria? Il motivo è che se le avessero colpite con un proiettile, si sarebbero aperte mostrando delle torrette di fuoco. Ci sono porte così larghe su una estremità del treno che hanno dovuto aggiungere elementi strutturali in acciaio per mantenere la rigidità alla torsione di quel vagone. Quelle porte erano così larghe che agevolavano l'ingresso, rendendo il parcheggio e l'accesso in diagonale molto facili per una limousine Pierce Arrow del 32. Sotto il vagone c'è un sistema speciale di sospensioni. Roosevelt aveva la poliomielite, il che significava che non aveva muscolatura funzionale sotto la vita. Su qualsiasi vagone del treno c'è sempre un movimento laterale. Noi non ce ne accorgiamo. Ma per Roosevelt era terribile, perché senza la muscolatura a sostenerlo sarebbe caduto. I sistemi di sospensione su quel vagone erano stati progettati appositamente per Franklin Delano Roosevelt, al fine di ammortizzare qualsiasi movimento laterale. Quando Roosevelt muore, nell'aprile del 1945, il vagone viene portato alla piattaforma sotto il Waldorf Astoria. E da allora è rimasto lì. Quella stazione segreta ancora si porta dietro un'atmosfera particolare. Ha accumulato 100 anni di polvere su di sé. Ha l'aspetto di qualcosa di abbandonato, di storico e un po' infestato. Sembra come se, usando l'immaginazione, potesse tornare tutto in vita. Quel vagone, a detta di molti, dovrebbe essere spostato in un museo, ma in realtà non può essere spostato da nessuna parte. Dovrebbe essere completamente smontato e sarebbe molto costoso. Quindi rimarrà lì. E penso che quello sia il posto giusto, proprio accanto alla piattaforma ferroviaria che ha servito e al presidente che ha servito.